Bene ragazzi, vi ho fatto vedere il mio nuovo poggiatazza di caffè. Va bene, dai, scherzi a parte. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dello scandalo di Wirecard, quello che è successo alle carte di pagamento, cosa succede in questo caso alla carta di pagamento crypto.com, di cui vi ho parlato già nelle scorse settimane. È stato il mio migliore investimento del mese di giugno. È arrivata finalmente questa carta, il tempo di usarla una settimana, di stressarla in maniera pesantissima. Qualcuno di voi mi ha fatto una serie di battute sul fatto che l'ho stressata talmente tanto questa carta di crypto.com che alla fine l'hanno bloccata. Beh, ragazzi, l'hanno bloccata perché il circuito Wirecard con il quale era stata emessa questa carta di crypto.com in pratica è stato bloccato a causa del fallimento di Wirecard, il problema in bilancio e quant'altro. Se non avete idea più o meno di quello che è successo, era un'azienda importantissima tedesca di fintech che gestiva questi circuiti tra le carte. Ve la semplifico. Ragazzi, hanno fatto una cosa semplicissima: siccome i tedeschi sono eligi al dovere, pulitissimi, a noi ci fanno sempre la ramanzina, hanno fatto un buco di bilancio, cioè guarda caso anche loro imbrogliano, saranno anche loro persone normali. Vabbè, scherzi a parte, questa battuta era dovuta, ragazzi, perché spesso si innalzano a chissà cosa e sono peggio di tutti, e ancora non abbiamo idea di quello che c'è all'interno di Deutsche Bank, ragazzi, ma molti di voi lo sanno già. E se si scopre quel vaso di Pandora, altro che ridiamo, è anche non poco, però purtroppo. Va bene, a parte queste riflessioni importanti ma dovute, Wirecard fallisce, hanno fatto un buco di bilancio, hanno imbrogliato 2 miliardi. Cosa è successo alle carte che aveva messo Wirecard? Sono state bloccate sia la Carve Card, che era una carta con territorio, diciamo, di altre carte. Ragazzi, l'ho ritirata appena arriva, vi farò anche di questa un'eccezione, sia la Crypto.com, di cui vi avevo fatto un'eccezione e era programmato il video, molti di voi l'hanno compreso, quindi nel momento in cui è uscito era già stata annullata la carta perché il video l'avevo registrato qualche giorno prima. Però ragazzi, non l'ho tolto quel video perché in realtà non cambia assolutamente nulla. Anzi, vi lascio la recensione del video sopra la mia testa per quanto riguarda la crypto.com, e oggi in questo video invece andiamo a capire quello che potrà succedere, quello che è successo alla situazione delle due cripto che utilizza crypto.com, che sono gli MCO e il CRO. Ragazzi, invece cripto sulla quale ho fatto uno dei miei migliori investimenti dell'ultimo mese, di cui vi ho anche parlato a inizio mese giugno, ho indicato a tutti quelli che mi hanno seguito anche sul mio canale Telegram come andava gestito l'investimento su CRO. Abbiamo fatto veramente un sacco di profitti, ragazzi. Siamo dentro ancora, io sono dentro ancora al CRO. Vi faccio anche vedere dove è il mio livello di stop. L'ho posizionato con un alert e oggi andiamo a fare questa cosa e a parlare appunto di quello che è stata tutta questa situazione e di come possiamo ragionare anche sul fatto se richiedere o meno la carta di crypto.com in questo momento può essere un plus, quindi può essere un vantaggio, soprattutto perché l'MCO è sceso, ma è sceso a torto o ragione? Lo vediamo in questo video. Bene, allora, e intanto, primo punto a favore che volevo farvi vedere e capire di crypto.com, comunicazione velocissima. Ragazzi, questi progetti cripto, questi progetti che riguardano exchange, ho recentemente parlato anche di Prime XBT, in questo momento lo trovo un bellissimo servizio, ma abbiamo parlato di crypto.com. Ma ragazzi, i progetti legati alle cripto sono tutti progetti di grande innovazione tecnologica, quindi nei momenti in cui le cose vanno male c'è il rischio, ragazzi. Questo lo dovete capire perché siamo in un mondo completamente aleatorio. D'altronde, con il CRO, ragazzi, abbiamo fatto il 60-65% di profitto in un mese. Ma chi ve li dà questi profitti? Cioè, è chiaro che siamo in un momento e in un settore estremamente tecnologico, dobbiamo tenerne conto. Ma quando avvengono queste situazioni di disagio, per esempio, gravissime, perché Wirecard, ragazzi, è uno dei fallimenti più importanti della Germania, insomma, era una società DAX 30, insomma, è una cosa grande, ragazzi. Come reagiamo
agisce una società piccolina come Crypto.com? Questo è quello che dovete guardare, non il fatto è adesso la carta l'hanno emessa con uno dei più grandi competitor che c'erano all'interno del settore. Poi si sa che negli ultimi periodi era un po', diciamo, nell'aria questa insolvenza. Molti avevano infatti anche cambiato, diciamo, operatore, e Crypto.com, magari essendo ancora troppo nuova nel settore, non lo aveva fatto. Ma ragazzi, hanno agito in maniera molto precisa. Questo a me è piaciuto tanto perché hanno dato comunicazioni istantanee, veloci, precise, e hanno rimborsato tutti i soldi, che ovviamente non c'era alcun pericolo su questo, non c'era neanche da dirlo, ragazzi. Molti di voi hanno pensato, dice, adesso i soldi spariscono, ma non è così, perché Wirecard non c'entrava nulla con il deposito delle somme. Tra le altre cose, la carta che era messa di Wirecard, ragazzi, me ne ero accorto chiaramente, basta girarla, c'è scritto. Quindi me l'aspettavo un pochettino il fatto che fosse sospesa. A dire la verità, pensavo in una situazione di passaggio, quindi che non la sospendessero proprio, invece è stato fatto questo. Pensavo che Wirecard stessa procedesse in maniera differente, invece al momento non è così. Però hanno agito molto bene, quindi un plauso a Crypto.com, perché ha dato dimostrazione di grande serietà, ragazzi. I soldi sono arrivati il giorno dopo in criptovalute, chiaramente bisogna poi tramutarle in Bitcoin. Io le ho cambiate in Bitcoin, vi dico francamente, ma erano quattro soldi. E nel momento in cui però un'azienda agisce così, tanto di cappello. Anche la CARF ha agito molto bene, ragazzi, e quindi questa cosa mi porta al secondo punto che volevo parlare oggi: cosa succederà probabilmente con questa vicenda. E poi andiamo a vedere sui grafici, appunto, per rispondere alla domanda se l'MCO in questo momento può essere anche utilizzato per la richiesta della carta o meno, e le conseguenze anche sul CRO che dovremmo valutare. Ragazzi, CARV ha agito in maniera molto veloce, ha già sostituito la sua struttura di pagamento, sta implementando di nuovo tutto. Insomma, ragazzi, ha indicato che volere è potere, quindi in questo caso probabilmente CARV è anche un progetto un pochettino più massiccio da un punto di vista di relazioni relative ai sistemi di pagamento, visto che è semplicemente un sistema di pagamento, mentre Crypto.com, ragazzi, è un ecosistema di criptovalute di cui la carta fa parte, cioè la carta è un piccolo pezzo di Crypto.com, il resto è un ecosistema gigantesco di investimento sulle criptovalute, quindi non è la stessa cosa. È chiaro che CARV in questo momento probabilmente è un progetto che ha più facilità a trovare un nuovo operatore per la sua carta, perché essenzialmente CARV fa solo quello, ragazzi. Però questo ci indica anche che in questo momento probabilmente questa soluzione sarà poi presa anche dagli altri operatori. Anche Revolut per alcune carte, per esempio, è andata down, anche Wirex, ma Wirex l'aveva cambiata praticamente tutta. Infatti la mia Wirex funziona attualmente perfettamente. Insomma, ragazzi, questo è un momento in cui probabilmente Crypto.com riuscirà a gestire in maniera abbastanza semplice questo passaggio al nuovo operatore della sua carta. Poi probabilmente ce ne spediranno un'altra, quindi la mia resterà come sempre un bellissimo poggiabicchieri per il mio caffè, ragazzi, della giornata. Va bene, detto questo, scherzi a parte, se ho ragione, diciamo, se è corretta questa view, ragazzi, poi chiaramente stiamo facendo delle ipotesi, probabilmente la richiesta della carta in questo momento potrebbe essere anche una cosa da valutare in maniera positiva, ragazzi. Perché? Perché l'MCO, che è la cripto collegata alla carta di Crypto.com, è caduta, è andata down. Ragazzi, ma è andata down tanto e non quanto. Voi sapete come la penso su MCO, vi ho spiegato come andava gestita la richiesta della carta nel mio webinar su Telegram. Il canale Telegram è gratuito, iscrivetevi, ragazzi, è il link in descrizione, andate lì, vi sfocciate webinar, facciamo cose, ogni tanto do contenuti estremamente importanti, sono gratuiti, quindi andateli a vedere. Però lì, ragazzi, vi ho spiegato che MCO probabilmente sarebbe sceso. In realtà, dopo questo scandalo, MCO, ragazzi, è scesa anche poco, devo essere sincero, perché in pratica è scesa un pochino, niente di che. Però, ragazzi, questa è anche una cosa simpatica, perché dovremmo ragionare in questo modo: io che ho richiesto la carta e devo passare in stake i 180 giorni per poi sbloccare i miei MCO, eventualmente rivenderli, quindi uscire da questa criptovaluta, in questo momento di freeze,
della carta, ragazzi, è un vantaggio. Perché? Perché questi giorni passeranno più velocemente. Nel momento in cui mi mandano la carta, io posso sbloccare l'MCO più velocemente. Ma perché questa cosa? Perché, ragazzi, con l'invio della nuova carta ci sarà nuovamente una tenuta del token MCO, perché MCO tiene, ragazzi, in base alle richieste di carte e al loro utilizzo, diciamo, un sistema di finanziamento, per cui dobbiamo valutarlo in questo modo. Andiamo a vedere, per esempio, vi ho preparato i grafici e poi parliamo anche della CRO, ragazzi, che ha raggiunto dei livelli importantissimi, nuovi massimi, nuovi ATH oggi anche per CRO. Allora, ragazzi, questo è il grafico di MCO contro Tether, quindi USD di OKX, che uso in questo caso per fare queste analisi. Allora, abbiamo messo le due medie, però ho spostato il time frame alla weekly perché mi interessa farvi capire che MCO è sulla sua media annuale di prezzo, che sarebbe la media che vedete la blu in questo caso, perché è la media 50, ma in questo caso con time frame a 1V, la media 50 chiaramente è di un anno, quindi il prezzo di un anno. Quanto è il prezzo di un anno di MCO? Ragazzi, intorno alla 4,20, 4 dollari e 20 per gli MCO, è la sua media annuale. Vedete il ribasso che ha avuto nella scorsa settimana? Meno 16, comunque va valutato, ragazzi, è un ribasso imponente, però, ragazzi, MCO non è insolito a fare queste cose. Perché? Perché non è un token che probabilmente avrà un valore enorme nel tempo. Viene utilizzato per dare i contributi delle carte, viene utilizzato per dare il cashback. Quindi, in pratica, ragazzi, viene dato l'MCO che viene rivenduto praticamente quasi sempre da chi lo ottiene, in quanto è un cashback, non si tiene quasi mai magari nella cripto. Quindi, ragazzi, va valutata questa cosa qui in questo momento. Siamo su una parte bassa di MCO. Richiedere una carta, per esempio, in queste frange di prezzo, magari tra i 4, che è il suo prezzo medio, e i 3,20, quindi fra i 4,20 e i 3,20, potrebbe essere anche estremamente profittevole, perché magari siamo un po' più riparati dalla naturale svalutazione che il token MCO dovrebbe avere a causa del fatto che, appunto, come vi dicevo, non è un token che si apprezza nel tempo. Quindi, quando voi chiedete la carta, ragazzi, con i 50 MCO bloccati, dovete valutare anche quanto posso perdere su MCO. Con la promozione che hanno messo loro con i 50 dollari, ragazzi, il link è in descrizione se volete richiederla. Con il mio ref mi date anche una mano, ma i 50 dollari che vi danno, ragazzi, li dovete considerare come un bonus in MCO, anche relativo all'eventuale svalutazione della criptovaluta. Quindi, se noi compriamo basso in pratica e ritiriamo la carta quando il token è abbastanza basso, in quel caso, ragazzi, rischiamo di meno la svalutazione dei nostri MCO bloccati per la carta. Questa è una cosa che dovete considerare e, secondo me, in questo momento possiamo considerare già una richiesta della carta un po' meno rischiosa anche di prima, perché comunque, vedete, gli MCO si sono svalutati. Sì, è vero che ci vorrà più tempo per l'arrivo della carta, è vero che non sappiamo quando la carta arriverà, ma tanto gli MCO, ragazzi, sempre in stake dovete tenerli bloccati per quei giorni, quindi non vi cambia niente. La carta quando arriva, quello che conta in questo momento è ritirare e bloccare gli MCO pagandoli poco. E in questo momento, visto lo scandalo che c'è stato, potrebbe essere anche vista come un grande vantaggio. Quindi io la vedo così, ragazzi, in questo momento. È più per chi deve ancora ritirare gli MCO, prendersi 50 dollari in questo momento pagando gli MCO una cifra più bassa del 20% rispetto a qualche giorno fa. E beh, ragazzi, è un vantaggio, secondo me è così. Io le ho pagate di più, quindi giusto per farvi capire. Poi invece andiamo a vedere il CRO, che è il sistema con il quale praticamente noi dobbiamo finanziare questa nostra acquisto, ragazzi, degli MCO. Io l'ho spiegato nel webinar, vi faccio di nuovo il riferimento, quindi dovete andare lì, ragazzi, se volete capire questa cosa. Allora, stiamo andando di nuovo su CRO verso dollari a massimi storici. Io CRO lo considero molto legato a Bitcoin, ragazzi. Infatti, io ho fatto il mio investimento in CRO usando Bitcoin, non ho usato i dollari. Lo spiego sempre in questo famoso webinar. Il CRO non è legato in questo momento al discorso carte, è legato però a domani, che ci sarà il syndicate
di Bitcoin è il più importante relativo al CRO, è quello che ha sostenuto il prezzo di CRO in questi mesi, quindi domani è una data molto importante. In tutte le altre situazioni, ragazzi, vi faccio vedere per esempio queste qui che vedete, questi ribassi che vedete, il CRO sono stati gli eventi syndicate che erano terminati, quindi in tutti due, questi qui gli ultimi. Quindi è possibile che domani, dopo il termine del syndicate sul CRO relativo a Bitcoin, che è addirittura il più importante di tutti, si possa assistere a un'eventuale presa di profitto? Sì, questo ragazzi è possibile e dobbiamo iniziare a valutare anche questa cosa. Però ragazzi, io una cripto che mi fa più 60 punti in neanche un mese di guadagno, sinceramente, perché devo andarla a vendere senza che ci sia una reale inversione di trend? Vi faccio vedere il grafico che guardo io relativamente a crypto.com per come sto agendo io relativamente al mio investimento di cui vi ho parlato. Ragazzi, io l'ho presa qui in pratica, vedete, a fine mese di maggio. Guardate qui che rialzo. Per quale motivo devo andare? Perché ho convertito i miei Bitcoin in CRO, alcuni dei miei Bitcoin in CRO e ho preso questo rialzo. Ragazzi, non ha dato mai segnale di inversione, non è mai andata sotto neanche la media che uso in questo caso, che è una media a 20 periodi. È chiaro che io starò attentissimo da domani, visto che syndicate di CRO il più importante è domani, ragazzi. Intanto parteciperò, ma la plusvalenza legata al syndicate è veramente ridicola, quindi non è un investimento da fare per quel tipo di discorso. Però ragazzi, vi faccio vedere il mio campanellino di allarme. In questo momento, esclusi zeri, è a 11,74 per quanto riguarda Bitcoin. Probabilmente lo salirò tra poco e lo porterò probabilmente intanto intorno al precedente minimo, quindi intorno ai 12 e qualcosa, e poi seguirò in trailing probabilmente sulla media mobile che vedete in questione, quindi potete farlo anche voi tranquillamente. Bene ragazzi, allora questi sono i miei pensieri sulla vicissitudine di crypto.com. Non vedo particolari rischi sul progetto, anzi vi ho già detto che l'ho ritenuto abbastanza bello anche il modo in cui loro hanno risposto a questa crisi. Se cambierò atteggiamento sul mio investimento, come ho già fatto, vi faccio un altro webinar sul mio canale Telegram. Per oggi è tutto, buon lunedì, non abbiamo visto Bitcoin, ma dolce dormire, vediamo domani o dopodomani, in questi giorni, di fare la nostra classica analisi, sperando tra l'altro, ragazzi, che si muova qualcosa. Finora non si è mosso nulla. Bene, ciao a tutti!